Uma Thurman, Julia Roberts e Winona Ryder, tre a caso, tre attrici hollywoodiane famosissime, che si presentano quasi sempre con questo viso che sembra non truccato, sembra non truccato. Quindi questo intervento è dedicato a tutte le donne che non amano truccarsi molto, ma attenzione, con le giuste tecniche possono migliorare considerevolmente la propria immagine. Ecco le tecniche. Il trucco dell'occhio prevede, nel caso di un make-up molto naturale, una sottolineatura senza righe nette, ma tutta molto sfumata. Primo cosmetico, una matita marrone, da applicare proprio all'attaccatura delle ciglia, quindi quando la stendete, alzate con il polpastrello la palpebra in modo da arrivare proprio all'attaccatura delle ciglia. Questa matita poi avremo cura di sfumarla con un pennellino in modo da eliminare il tratto ma lasciare l'ombretto. Dopo aver steso e sfumato la matita passiamo agli ombretti. Ovviamente un trucco non trucco non prevede l'utilizzo di colori evidenti, ma sarà il caso di scegliere tonalità più naturali, quindi tutte le sfumature dei marroni, degli ambrati e delle tonalità quindi della terra. Piccola accortezza, siete more, quindi con i capelli scuri, magari con una carnagione anche olivastra, toni più decisi, castane e bionde, toni leggermente più morbidi. Il primo colore lo stendiamo su tutta la palpebra, anche dove abbiamo precedentemente applicato la matita, perché la polvere dell'ombretto fisserà anche la sfumatura della matita. Poi, con un colore più scuro, andiamo a rinforzare la sfumatura della matita proprio all'attaccatura delle ciglia e nell'angolo esterno. La sfumatura scura la portiamo anche un po' sull'osso orbicolare, quindi rientriamo leggermente in questo punto qui per dare profondità all'occhio. L'ultimo passaggio è il punto luce, quindi con un colore chiaro applicato immediatamente sotto l'arcata sopraccigliare. Un alleato indispensabile che non dovete mai dimenticare è il mascara. È fondamentale per qualsiasi trucco, maggiormente per il trucco naturale. Il segreto per l'applicazione del mascara è quello di tirare la palpebra dal centro in modo da aprire perfettamente il ventaglio ciliare ed evitare che le ciglia si accumulino durante l'applicazione. Esistono in commercio diverse tipologie di mascara, incurvanti, allunganti, volumizzanti. Come sceglierlo? Beh, un po' in relazione al vostro gusto, quello che voi preferite, e anche in relazione alla vostra tipologia di occhi. Un occhio piccolo è meglio sottolinearlo con un mascara che dà definizione e allunga le ciglia, piuttosto che rischiare di chiuderlo aumentando il volume delle ciglia stesse. Mentre invece un occhio più grande potrà essere maggiormente aperto e sottolineato con un mascara volumizzante. Altra regola fondamentale è massima attenzione alle ciglia esterne. L'angolo esterno è un punto importantissimo per dare vivacità allo sguardo, quindi non dimenticate mai di curarlo con grande attenzione. La scelta del colore dipende un po' dalle vostre esigenze e da quanto volete rendere l'occhio naturale. Per un trucco non trucco va bene anche il marrone. Però diciamocelo francamente, se vogliamo dare grande intensità allo sguardo, il nero è l'unico alleato veramente forte. Per truccare nella maniera ottimale le labbra è indispensabile scegliere una matita da lamina mediamente morbida con la quale sottolineare il contorno. Ricordate che un contorno troppo scuro e la scelta di un rossetto in abbinamento chiaro non dà un bel effetto, direi che al contrario rischia di involgarire. Nel caso di un trucco che vuole essere naturale, possiamo abdicare al rossetto classico in favore di un gloss. Dà un effetto più giocoso, più fresco e più leggero, più naturale. Lo applichiamo direttamente sulle labbra. Il prodotto con cui concludere il trucco è il fard e vi suggerisco di applicarlo solo alla fine,
perché con il fardo voi armonizzerete gli occhi e le labbra, quindi sceglierete la giusta intensità proprio in relazione al trucco che avete già realizzato. Abbiate cura di stenderlo sempre dall'esterno del viso verso l'interno, quindi con questo movimento qui. E non dimenticate mai di dare una leggera ombreggiatura con il fard anche sulla palpebra. Questo renderà il colore più omogeneo e darà un risultato di maggiore naturalezza. Un ultimo suggerimento per tutte coloro che amano il trucco non trucco. Accostate al viso sempre vestiti chiari, bianchi, tinte pastello, e lasciate la pelle un po' lucida, dà un aspetto più vitale, più fresco, più interessante. Al prossimo appuntamento per una serie di altri suggerimenti.